Voi sapete anche che questo edificio è, come dire, il secondo step di un progetto, di un progetto più vasto di riqualificazione completa del nostro centro sportivo. Un progetto che è iniziato parecchi anni fa sulla carta e che adesso si è concluso in questi anni, qualche tempo fa, con la consegna alla popolazione dell'edificio che vedete alle vostre spalle del Palavolley e che adesso si continua con la consegna di questa nuova costruzione. È un progetto che è partito dalla prima amministrazione nostra, questo per dire a volte i tempi tecnici che vorremmo fossero più brevi e non lo sono. È un progetto che è partito comunque grazie a un'occasione che questa amministrazione ha saputo cogliere in tempi in cui di risorse ce ne sono sempre di meno